e tecnologia industriale qui a Sorgane. Dovevamo essere in un altro posto, lo sapete, dovevamo avere un'altra ambientazione, dovevamo essere tanti. Purtroppo la situazione che stiamo vivendo ci ha costretto a fare questo business tutors qui a scuola, ma noi l'abbiamo voluto fortemente per la nostra storia, soprattutto per i nostri ragazzi, che era giusto che anche loro provassero questa emozione, che vi assicuro è un'emozione molto forte. Quindi io ringrazio le persone che si sono collegate, che si stanno collegando, ringrazio i genitori, le famiglie che li hanno sempre sostenuto, ringrazio le aziende che ci stanno guardando, che ci seguono, che ci prendono i ragazzi in stage e che sono per noi vitali. Io sono Guia Berti, sono la direttrice di questa scuola che dal 1985 forma ragazzi e ragazze e le inserisce nel mondo del lavoro. Cosa vedrete oggi? Ve lo dico brevemente e poi dopo chiamo il presidente Terrazzi per fargli qualche domanda. Il Business Tutors cos'è? Il Business Tutors per noi è una manifestazione importante, la paragonerei quasi a una discussione di laurea, anche chiaramente non lo è. I ragazzi sono stati divisi in gruppi, voi vedrete sfilare 6 gruppi, ogni gruppo formato da rappresentanti delle 3 specializzazioni. Quindi ci sono ragazzi di marketing, ragazze di tecnologie industriali e ragazze di amministrazione. Ad ogni gruppo è stata attribuita un'azienda. Insieme all'azienda, insieme all'imprenditore, il gruppo ha individuato un progetto e ha redatto un business plan su questo progetto. Quindi oggi i ragazzi ci racconteranno qual è stato il loro lavoro, qual è stato il loro progetto. Io naturalmente qui ho davanti a me ho la giuria di professori che giudicherà il miglior business plan e soprattutto che ringrazio per essere venuti qua in presenza, perché non era proprio una cosa automatica. Quindi io chiamo al mio cospetto il presidente Claudio Terrazzi, presidente della scuola. Presidente, siamo arrivati alla fine, al capolinea di questo anno. Che cosa rappresenta secondo lei il Business Tutors per i ragazzi? Allora, buon pomeriggio a tutti. Per i ragazzi rappresenta il punto d'arrivo del loro percorso scolastico, il momento in cui sono chiamati a mettere in campo tutto quello che hanno appreso dal punto di vista didattico e dal punto di vista emotivo durante l'anno. E però è il loro punto di partenza del mondo del lavoro, perché qui si chiude la loro, diciamo, esperienza alla scuola ed è un punto di collegamento dove per la prima volta sono chiamati a mettere in campo dei progetti veri. Lei è un imprenditore e come tale sa che cosa chiedono, cosa cercano le aziende nei ragazzi. Le aziende nei ragazzi, ovviamente a parte le competenze di base, cercano ragazzi disponibili, seri e che cambino pelle molto velocemente, che oggi credo sia la chiave della sopravvivenza, adattarsi, riadattarsi e trasformarsi. Business Tutors 2020 nell'anno del Covid. Presidente, com'è stato impostato il lavoro e cosa è cambiato dagli anni passati? Il lavoro ha cercato di dare gli stessi risultati e ha dato, darà gli stessi risultati come potete vedere degli altri anni sicuramente. Chiaramente il modo di lavorare è un po' cambiato, perché il modo di preparare i ragazzi durante questo business tutor è stato un po' diverso e supportato sicuramente dalla tecnologia. Ma secondo lei la tecnologia può sostituirsi alla didattica in presenza? La tecnologia è un grande supporto, soprattutto in questo momento, alla didattica. Ma non può assolutamente sostituire la didattica in presenza, perché il fattore umano, le relazioni umane sono preponderanti su tutto. Perfetto. Presidente, io la ringrazio. Allora, io vi anticipo che sono particolarmente emozionata, ho le mani sudatissime. Sono emozionata perché chiaramente so che mi state guardando in tanti, sono onorata di presentare i lavori di ragazzi che hanno fatto una fatica immensa. E sono emozionata perché avrei voluto dare loro quello che hanno avuto gli altri, avrei voluto dargliela la stessa gioia, non ce l'abbiamo fatta. Quindi sono anche un pochino rammaricata di questa situazione. Spero che comunque loro possano capire, perché comunque la scuola ha cercato di fare gli sforzi che ha potuto fare. Vorrei, prima di aprire questo Business Tutors, sperando di non commuovermi, vorrei leggervi un brano che il professor Lapo Baglini, che ha seguito tutta la parte di presentazione e di comunicazione, oggi ha
pubblicato su Facebook. Non so se tutti l'avete letto, avete avuto modo di leggerlo, però credo che sia un passaggio molto bello e molto emozionante, ed è l'augurio che faccio io, il professor Baglini e tutta la scuola, facciamo veramente dal profondo del cuore a questi ragazzi. È un passaggio sulla un'autobiografia di Keith Jarrett, che è un artista jazz molto famoso, io non conoscevo, anzi ringrazio il professore di avermelo fatto conoscere. Faceva freddo a Colonia quel gennaio del 1975. Keith aveva 29 anni, era già famosissimo, ma era anche molto stanco e col mal di schiena. Quando salì sul palco per le prove, invece del pianoforte che aveva chiesto, ne trovò uno più piccolo, scordato e con i pedali fuori uso. «Me ne vado», disse a Vera Brand, l'organizzatrice 19enne. Lei lo inseguì sotto la pioggia e gli chiese di suonare per lei. Alle 23.30 Keith salì sul palco e creò musica per un'ora. Suonò in modo incredibile, forse proprio perché sapeva che il pianoforte non era adatto. Ci mise un'energia e un'intensità mai viste, prima e dopo. Quel concerto è diventato il disco di piano solo più venduto della storia del jazz. A volte anche noi nella vita non abbiamo il pianoforte adatto e tutto sembra andare storto. Ma se abbiamo qualcosa di bello da raccontare, se abbiamo qualcosa di unico dentro, è il momento di dimostrarlo. Oggi è il momento di suonare davvero. Buon business tutor ai miei studenti della scuola e che sia il più bello di sempre. Quindi, grazie Lapo. Diamo il via al Business Tutors 2020. Innanzitutto devo cominciare per forza a ringraziare le 6 aziende che hanno prestato il loro tempo, la loro pazienza, la loro sapienza ai ragazzi che sono qui per imparare. Quindi io ringrazio la versione di Enrica, Toscandia, Chierrei, Auto No Problem, HM Cyber e Genesia, sperando naturalmente che ci stiano seguendo in questo momento. I ringraziamenti naturalmente vanno anche ai nostri soci fondatori, Camera di Commercio, il segretario generale Giuseppe Salvini voleva connettersi, collegarsi per salutare i ragazzi, ma purtroppo noi abbiamo una rete un pochino delicata e poi siamo collegati con tanti dispositivi, quindi avevamo paura che non reggesse. Quindi io ringrazio il segretario generale Giuseppe Salvini, ma ringraziamo anche il Comune di Firenze, la Confindustria Firenze, la città metropolitana per supportarci sempre a livello proprio di risorse e a livello anche umano, perché la loro vicinanza per noi è una cosa molto importante. Un ringraziamento speciale, ovviamente, come tutti gli anni, va a KME, nella persona del presidente Marco Miniati, che ogni anno dona ai ragazzi della scuola una borsa di studio in memoria di Giuseppe Orlando. E la borsa di studio, per un valore di 5.000 euro, andrà ai ragazzi che hanno redatto il miglior business plan. Ringraziamo inoltre l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze, che ogni anno supporta la nostra manifestazione attraverso l'aiuto dato ai gruppi da parte di 6 commercialisti che affiancano i colleghi della parte amministrativa, i professori amministrativi. A questo punto si sono focalizzati nella realizzazione di una scuola di cucina all'interno di un'oasi verde nel centro di Firenze, dove si terranno cene a tema, catering e food delivery, con la presenza di un orto in location che verrà utilizzato per le materie prime e con accordi con fornitori locali. Questo progetto si basa molto sul concetto del chilometro zero per valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Entri il gruppo Florence Chef, azienda la versione di Enrica. Si ringrazia chiaramente l'imprenditrice Enrica Della Martira e la dottoressa Alessia Sabato per il suo aiuto e per il suo appoggio. Quindi entrino Michela Raffaelli, Landolfo Landi, Tommaso Cappelli, Pietro Grifoni, Margherita Salerno, Alessio Brandi e Matteo Patrizzi.
Buon pomeriggio a tutti, noi siamo Florence Chef, una business unit della Scuola di Scienze Aziendali e siamo qua per raccontarvi il nostro progetto, la versione di Enrica. La versione di Enrica sarà una scuola di cucina in un'oasi verde nel centro di Firenze, gestita da Enrica della Martira, chef di fama nazionale. Oltre ai vari corsi di cucina, ci saranno anche altre attività in questa sede, come un'attività di catering, di food delivery e delle cene a tema. E se siete degli appassionati di cucina o più semplicemente dei food lovers come noi, allora qua troverete del pane per i vostri denti. Adesso vi faremo vedere un video di presentazione del nostro progetto. Gli elementi differenzianti essenzialmente sono quattro. I corsi sono riservati a poche persone, le quali potranno raccogliere i prodotti che andranno poi a cucinare direttamente dall'orto che si trova accanto alla scuola. Dunque, il chilometro zero sarà il piatto forte della nostra startup. Inoltre, in questo percorso le persone saranno affiancate dall'esperienza di Enrica della Martira, chef già nota nel panorama culinario italiano. Un altro punto di forza è rappresentato dall'amore, unito alla passione che Enrica mette sempre in cucina, facendo sì che le persone possano imparare più facilmente a stare dietro ai fornelli. Oltre ai professionali corsi di cucina, la nostra chef ha deciso di offrire anche altri tipi di servizi, come delle cene a tema, che verranno sicuramente valorizzate dalla nostra meravigliosa location, un servizio di catering che servirà a rendere ancora più indimenticabili momenti come battesimi o matrimoni e un servizio di delivery che porterà direttamente a casa vostra piatti semipronti cucinati da Enrica. Questo sarà l'ideale se avete degli ospiti a cena e poco tempo a disposizione. Per quanto riguarda il target di riferimento, la versione di Enrica offre una diversificazione dei pacchetti, ai quali tutti coloro che ricercano una cucina di un certo livello vi si potranno apprezzare. Il servizio catering, il servizio food delivery, le cene a tema e i corsi di cucina saranno sicuramente amati e apprezzati da tutti coloro che si possono definire food and wine lovers. Il rendering che viene mostrato in figura serve a far percepire e vedere come sarà strutturata la scuola di cucina una volta conclusa. Uno spazio open space al quale all'interno tutti gli studenti potranno approcciarsi al mondo della cucina in maniera semplice e divertente, anche grazie all'aiuto di una chef professionale come Enrica della Martira. Attualmente la nostra struttura si presenta così. Vedendo questa foto potreste pensare che ci saranno degli alti costi per realizzare il nostro progetto, ma fortunatamente è tutto coperto grazie al bando Fondo Investimenti Toscana, con il quale la Toscana ha deciso di aiutare alcuni settori dopo la pandemia.
Quindi sono stati forniti 115 milioni, di cui il 30% ai settori turismo e commercio, quindi alla nostra imprenditrice sono stati dati 180 mila euro. In questo modo avremo dei bassi costi iniziali e non dovremo chiedere alcun tipo di prestito. Come abbiamo già detto, il fatto di avere a disposizione un fondo ci permette di avere una liquidità di tipo ottimale, e liquidità che viene trasformata in redditività grazie alla molteplicità di servizi che l'azienda può offrire, servizi su quali viene applicata una fascia di prezzi differente in modo tale che i vari servizi possano essere accessibili a tutti. Inoltre, il fatto di non dover sostenere le spese iniziali ci permette di raggiungere il break-even point in maniera anticipata. La versione di Enrica è un'esperienza culinaria a 360 gradi nel cuore di Firenze, immersa nel verde. Offriamo servizi per food lovers, non solo con la nostra scuola di cucina, ma anche con il servizio di delivery, le cene a tema e i catering personalizzati. In un paese, in una regione come la Toscana, ricca di sapore e tradizione, non potevamo non fare attenzione alla qualità. Per questo abbiamo fatto un'attenta selezione dei fornitori della zona e abbiamo realizzato un orto interno. Questo ci permette di avere un target estremamente variegato, ma accomunato dalla stessa passione, che è la passione per il cibo. La passione che noi di Florence Chef abbiamo messo in questo progetto e la passione che la chef Enrica Della Martira mette sempre in ogni piatto. Grazie. Sgurzi. Ringraziamo ancora il gruppo Florence Chef e passiamo alla seconda presentazione. È un progetto che prevede il lancio sul mercato di una linea di gioielli, orecchini, pendenti, anelli e braccialetti fatti con diamanti creati in laboratorio, destinati ad un pubblico maschile. La parola chiave di questo progetto è ecosostenibilità. I diamanti creati in laboratorio non hanno infatti un impatto negativo sull'ambiente, ma sono totalmente eco-friendly. Vi chiedo scusa, c'è il bello della diretta e io ho sbagliato. Era uno spot pubblicitario. Era per vedere se erano attenti, naturalmente. Allora, è un progetto che si basa sul noleggio di monopattini elettrici per circolare senza problemi nel centro storico di Firenze. Il target sono i turisti e l'obiettivo è quello di incentivare la micromobilità urbana riducendo le emissioni di CO2 nell'aria senza impattare sul traffico cittadino. Monopattini potranno essere noleggiati in negozio o direttamente in hotel, ma facciamoci un po' raccontare di cosa si tratta. Entrino il secondo gruppo, M Sharing, azienda Auto No Problem. Si ringrazia l'imprenditore Tommaso De Bortoli e la dottoressa commercialista Roberta Fiorenza. Entrino Matteo Bianchi, Ginevra Vanacore, Melissa Sedicini, Lucia Imperato, Diego Fernandez, Andrea Medici e Giulia Fiaschi. Buonasera a tutti, noi siamo M Sharing ed oggi vi presenteremo il nostro progetto.
Quest'ultimo tratta come tema principale il settore del noleggio, della micromobilità individuale e in particolar modo quello dei monopattini elettrici. A Firenze arrivano circa 15 milioni di turisti l'anno e diventa perciò molto complicato potersi muovere in città. Pertanto l'obiettivo principale del nostro team è proprio quello di poter realizzare un negozio fisico in cui i clienti possano noleggiare i monopattini elettrici sfruttando la viabilità fiorentina. Questo potrebbe permettere di poter vivere Firenze in un modo diverso, stando attenti alle persone e stando attenti anche all'ambiente. Avete mai immaginato una Firenze più sana? Questo è possibile grazie ai nostri monopattini elettrici, in quanto lo sfruttamento di questi ultimi permetterebbe la riduzione della circolazione dei veicoli e al tempo stesso la riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambiente circostante. Quali sono i punti di forza del nostro progetto? Essi sono principalmente due, l'ecosostenibilità e la sicurezza. Per quanto riguarda l'ecosostenibilità, come avrete capito, il nostro progetto si occupa di noleggio dei monopattini elettrici. Questi mezzi aiuteranno il traffico fiorentino a ridursi e di conseguenza a ridurre anche le emissioni di CO2 nell'aria. Questo farà sì che tutti noi si possa respirare un'aria più sana e più pulita. Per quanto riguarda la sicurezza, come ben sapete, a Firenze, soprattutto nel centro storico, è presente da tempo il problema della pavimentazione disconnessa a causa dei sanpietrini. A questo proposito abbiamo pensato di dotare i nostri monopattini di ABS, freni a disco ed ammortizzatori. Questo permetterà ai nostri clienti di effettuare tutti i loro spostamenti in completa sicurezza. Questo è il nostro prodotto. Sarà in grado di coprire grandi distanze. Infatti ha un'autonomia di 60 km. Grazie a questa autonomia il nostro cliente non dovrà preoccuparsi di ricaricarlo durante il giorno. Infatti con una sola ricarica potrà andarci a giro tutta la giornata. Il nostro monopattino sarà regolabile su 3 differenti velocità. Chiaramente noi lo limiteremo alla velocità di 25 km all'ora, come previsto dalla legge. Dunque, peso, potenza ed ergonomia lo rendono uno dei monopattini elettrici più performanti nel mercato. I clienti possono noleggiare il nostro monopattino nel nostro negozio che si trova vicino Piazza Duomo. Altrimenti possono prenotarlo sul nostro sito web e poi passarlo a prendere in negozio. I clienti che alloggiano negli alberghi che sono convenzionati col nostro negozio potranno direttamente prenotare su Booking il monopattino durante la prenotazione della camera d'albergo. Noi porteremo il monopattino al cliente in albergo e poi ci occuperemo del ritiro del monopattino per riportarlo in negozio. Il BEP è un ruolo molto importante nell'analisi aziendale poiché serve a identificare il punto di pareggio, ossia le quantità da noleggiare per coprire tutti i costi. Come possiamo vedere, il grafico indica l'andamento dei costi e dei ricavi totali. Il nostro studio mette in evidenza che per arrivare a questo punto di pareggio dobbiamo effettuare almeno 4.900 noleggi in 8 mesi, che è il nostro periodo di apertura, ossia 20 noleggi giornalieri. Questo dato è facilmente raggiungibile anche nei mesi di bassa stagione. Per il primo anno è stato ipotizzato di effettuare 7.900 noleggi, 3.000 in più del nostro BEP, e i ricavi di quest'ultimi andranno a formare il nostro utile. A chi vogliamo comunicarlo e come? Il negozio sarà vicino a Piazza del Duomo, di conseguenza i clienti saranno i turisti a Firenze. Utilizzeremo due tipi di strategie, una di tipo fisico e una di tipo virtuale. La prima, la cartellonistica, dislocata nei punti strategici dove avremo un'affluenza di turisti, come ad esempio aeroporti o stazioni. La seconda, ovvero l'uso dei social media, per poter permettere di far conoscere e prenotare il nostro servizio. Il nostro obiettivo? Per una Free Florence più visitabile in ogni suo angolo sperduto e di conseguenza senza limitazioni di traffico o parcheggio. Uno dei punti focali della nostra attività è il rapporto che intercorre tra capitale proprio e capitale di debito. Il capitale di debito, come possiamo vedere, inizialmente risulta elevato, poiché l'azienda ha bisogno di reperire i mezzi finanziari necessari per avviare l'attività, ricorrendo quindi all'indebitamento. Debito che però,
abbiamo previsto che sarà saldato negli anni grazie agli importanti ricavi che abbiamo previsto, ricavi che non solo ci permetteranno di saldare il debito, ma anche di conseguire importanti utili, utili che patrimonializzeranno sempre di più l'azienda negli anni, al punto che abbiamo pensato addirittura che l'azienda potrebbe pensare di reinvestire questi capitali per espandere il proprio business, ad esempio con la creazione di un nuovo punto fisico, sempre su Firenze o magari affacciandosi in altri mercati, come ad esempio in altre città. Questo in sintesi è il nostro progetto e in conclusione il nostro gruppo ha realizzato un piccolo video riassuntivo che speriamo sia di vostro gradimento. Allora, riprendiamo da quello che avevamo detto prima, quindi il terzo gruppo, Trendy Diamond. Quindi io vi rileggo un pochino la descrizione del progetto. Il progetto prevede il lancio sul mercato di una linea di gioielli, orecchini, pendenti, anelli e braccialetti, con diamanti creati in laboratorio, destinata ad un pubblico maschile. La parola chiave di questo progetto è ecosostenibilità. I diamanti creati in laboratorio non hanno infatti un impatto negativo sull'ambiente, sono totalmente eco-friendly. Quindi entri il gruppo Trendy Diamonds, azienda Genesia. Si ringraziano Leandro Cavicchi e Veronica Bartolini dell'azienda Genesia. E la commercialista, la dottoressa Roberta Riccitelli. Quindi entrino Diana Utuleac, Giulia Rossetti, Lorenzo Sansavini, Agata Bartoli, Elena Conciarelli, Luca Pietruschi e Ludovico Racanelli. Buonasera a tutti, io insieme al mio gruppo, i Trendy Diamonds, abbiamo lavorato ad un progetto affiancati dall'azienda Trendy SRL alla creazione di una linea di gioielli esclusivamente dedicata all'uomo. Una linea che vede come soggetto principale il diamante sintetico, ovvero creato in laboratorio. La linea prenderà il nome di Adamo D, affiancato alla già esistente linea femminile Eva D.
Come potete vedere alle nostre spalle vi è raffigurato il Time Clock di New York, esposto durante la Climate Week, e mira a concentrarci sul tempo che ci rimane a disposizione sulla Terra prima che una crisi climatica irreversibile danneggi il nostro ambiente. La domanda che ci poniamo a questo punto è possibile rallentare o comunque aumentare i tempi che abbiamo a disposizione? La risposta è sì, e lo possiamo fare lavorando e collaborando tutti assieme affinché questo si verifichi. La nostra linea lo sta già facendo. Come detto precedentemente, il punto fondamentale del nostro progetto sono i diamanti sintetici, che sono carboni al 100%, esattamente come i diamanti naturali. Ed entrambi subiscono lo stesso processo di taglio e di lucidatura. L'unico modo per riconoscerli è avvalersi di test gemmologici, e una differenza che si può notare è che il diamante naturale può presentare delle imperfezioni che ne garantiscono l'effettiva e spontanea nascita in natura, mentre i diamanti sintetici tendono ad essere più puliti, per non dire perfetti. In più, i diamanti sintetici sono una risorsa illimitata e possono essere prodotti fino a che porteranno profitto, mentre i diamanti naturali devono il loro valore esclusivamente alla loro scarsità in natura. Come potete vedere, i due diamanti sono identici, però questo concetto di uguaglianza non è ancora chiaro al potenziale cliente. Come riporta il sondaggio, spesso il concetto di diamanti sintetici viene preso con diffidenza e pregiudizio dal cliente. Sicuramente un fattore è la scarsa conoscenza delle tecniche di lavorazione, dalla produzione alla raffinazione. L'altro è l'esclusiva conoscenza del diamante naturale e la solita a 360 gradi, dall'eleganza alla rarità. Dal questionario che abbiamo proposto siamo rimasti realmente stupiti dalla disinformazione delle persone riguardo alle caratteristiche e ai vantaggi che ha il diamante sintetico rispetto al diamante naturale. Inoltre abbiamo potuto notare dalle risposte del questionario che il diamante è il regalo per eccellenza per le principali festività, per il compleanno, per il Natale e per San Valentino. E questo ci fa intuire le grandi potenzialità commerciali che potrà avere il diamante sintetico sul mercato dei gioielli. Per quanto riguarda il target di riferimento, la nostra linea maschile Adamo D può variare da un uomo più giovane a un uomo più maturo, un uomo che ricerca eleganza e raffinatezza, ma che comunque è sensibile al tema dell'ambiente, un uomo che vuol far risaltare la sua immagine in pubblico, un'immagine glamour, ma anche socialmente responsabile. Guardate attentamente questa immagine, perché alla fine vi chiederemo chi sono i quattro ragazzi rappresentati. In questa foto invece non ci sono dubbi di chi è il soggetto raffigurato. Un punto di forza del nostro progetto è che non si ha la necessità di sostenere nuovi investimenti, perché si sfruttano le immobilizzazioni già esistenti di Trendy. L'unico nuovo investimento è relativo ad una cassaforte, che però rappresenta una necessità a livello aziendale. Come per gli investimenti, si sfruttano i rapporti già consolidati con i fornitori e con i lavoratori affiliati. Un altro vantaggio sostanziale del nostro progetto è l'immediatezza. Può essere realizzato da un giorno all'altro. Adamo D andrà a contribuire sul fatturato totale dell'azienda di circa il 15%. Inoltre andrà ad ampliare il parco clienti fino ad arrivare all'ultimo tassello fondamentale, che è il target maschile, sempre più in crescita. Vorrei riportare l'attenzione su un aspetto in particolare, ossia che per questo progetto non ci siamo limitati ai numeri. Colgo l'occasione per dimostrare che anche la parte amministrativa può essere svolta dando modo di esprimere la creatività. Questi infatti sono i nostri disegni. Abbiamo realizzato una collezione che si compone di 8 prodotti che spaziano da gioielli più sportivi, come il bracciale in pelle, a gioielli di semplice eleganza, come il bracciale tempestato di diamanti. Oltre ad essere stato un lavoro di grande soddisfazione, ci ha aiutato molto nelle nostre dinamiche amministrative, in quanto avendo un prototipo è stato più semplice attribuire la caratura del diamante o la quantità necessaria di argento ed arrivare a quello che è il prezzo di vendita dei nostri gioielli ecosostenibili. Oltre all'importante fattore estetico, questi gioielli rappresentano un simbolo di etica e di ecosostenibilità.
Il diamante naturale, differentemente dal diamante sintetico, presenta uno sfruttamento del terreno, della manodopera e uno sfruttamento minorile. A tal proposito, associazioni come Amnesty propongono di inserire laboratori di diamanti sintetici all'interno di queste realtà per salvaguardare e sostenere sì l'economia ma soprattutto i diritti umani di questi lavoratori. È stato fatto un film interpretato da Leonardo DiCaprio chiamato Blood Diamond che per l'appunto tratta questi temi, dove però nel quale Leonardo DiCaprio non è stato in grado di vincere il premio Oscar, cosa che invece noi con il nostro video crediamo di essere riusciti a fare. E adesso li riconoscete i ragazzi in foto? Allora, andiamo avanti con la nostra presentazione. Il quarto gruppo, Security First, l'azienda HM Cyber, si ringrazia l'imprenditrice Irene Sorani e il commercialista, il dottor Marco Pericciuoli. Il Covid-19 ha portato non solo a cambiamenti all'interno delle nostre vite, ma anche a livello di concezione del lavoro quotidiano. Per questo molte aziende, per garantire la produttività, si sono avvicinate sempre di più al mondo dello smart working. Il team di Security First ha creato una piattaforma di videoconference sicura per garantire a tutte le aziende e ai privati la giusta serenità mentre lavorano. Entrino Matilde Gera, Daniel Batal, Andrea Ferranti, Francesca Bottai, Jacopo Grossi, Guido Redolfi e Andrea Giglioli. Buonasera a tutti, oggi vorremmo presentarvi Security First. Come ben sapete, in questi ultimi mesi l'economia italiana e mondiale è stata colpita duramente dal coronavirus, portando le imprese a sospendere le proprie attività all'interno delle aziende. Per ovviare a questa situazione si è optato per una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, lo smart working. Ed è proprio qui che, grazie alla nostra collaborazione con HM Cyber Security, entra in gioco Security First, un software gestionale criptato che permette alle aziende di far lavorare i propri dipendenti
e condividere dati con loro attraverso uno smart working consapevole e in totale sicurezza. Il servizio da noi offerto è un software gestionale di cyber security che offre la possibilità alle aziende di lavorare smart working in totale sicurezza. E le aziende potranno aderire al nostro software tramite il versamento di un canone mensile o annuale. E abbiamo centrato molto il progetto sulla praticità, in modo da renderlo più facile e accessibile per tutti. Ci sono molti competitors nel mondo dello smart working. Teams fa parte del gruppo Microsoft, Google fa parte del gruppo, Meet fa parte del gruppo Google, mentre WebEx fa parte del gruppo Cisco, che gestisce tutte le reti online, mentre Zoom ha aumentato il suo fatturato del 400%. Sì, HM Cybersecurity è un'azienda piccola, ma il nostro core business è proprio la sicurezza che garantiamo a tutti i nostri utenti in maniera efficace ed efficiente, che siano aziende piccole o private. In questo momento così difficile, la tecnologia si sta evolvendo sempre a ritmi più elevati. Questi l'hanno centrata nell'operatività quotidiana di tutti quanti. Il cloud computing è l'elemento accessibile fino adesso soltanto alle grandi imprese ed ora alla portata anche di PMI e liberi professionisti, che fornisce il valore aggiunto per poter offrire nuove tipologie di servizi. Le infrastrutture di cloud computing sono grandi data center con le quali il consumatore può reperire le risorse informatiche necessarie al momento necessario, optare quindi per un pagamento al consumo. Vantaggi del cloud computing sono l'abbassamento di costi fissi iniziali, una maggiore flessibilità economica per l'azienda, l'accesso al cloud aziendale da remoto, elemento chiave per lo smart working, e una maggiore scalabilità dei software aziendali. La nostra azienda ha la possibilità di attuare questo progetto grazie alla vincita di un bando a livello nazionale di 300.000 euro. Vediamo adesso come l'azienda ha deciso di ripartire gli investimenti nei vari settori e nei vari ambiti. Per quanto riguarda la produzione, l'azienda ha deciso di investirci circa il 60% del totale degli investimenti. Il 15% riguarda le spese di marketing e di pubblicità con lo scopo di pubblicizzare il servizio che la nostra azienda offre. La restante parte, circa il 25%, riguarda le altre spese di esercizio di impresa, nelle quali rientrano anche il costo di formazione e il costo dei venditori che dovranno vendere il nostro servizio su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la produzione, occupa una percentuale così grande perché rientra dentro questo costo il costo del personale specifico specializzato per la produzione del software, il costo dei vari macchinari specifici che servono per lo sviluppo della piattaforma e tutto il sistema informatico grazie al quale la nostra azienda riesce ad offrire un prodotto di alta qualità. Come si evince dalla slide, il nostro progetto avrà già un risultato positivo dal primo anno e anche per i due esercizi consecutivi. I nostri ricavi saranno soltanto la vendita dei nostri tre pacchetti Basic, Pro e Business, con un canone mensile o annuale. Soltanto nel primo anno avremo la vendita di un pacchetto sperimentale al costo di 5 euro a favore di Poste Italiane. I nostri costi invece saranno concentrati sulla progettazione e sulla manutenzione della piattaforma stessa. Inoltre ci sarà una capitalizzazione dei costi del personale che verranno ripartiti e ammortizzati per 3 anni del piano. Concentrandoci sugli utili, invece, il primo anno sarà così basso perché la nostra prima vendita è stimata dopo 6 mesi, visto che avremo bisogno di tutto questo tempo per progettare la piattaforma. Adesso, uscendo da discorsi più tecnici, vi voglio lasciare a un video girato dal nostro gruppo per spiegare meglio il progetto di Security First. Grazie.
Ultimamente stiamo affrontando un periodo di pandemia che ha cambiato radicalmente la nostra vita di tutti i giorni e soprattutto il mondo del lavoro. Ecco perché nell'ultimo anno lo smart working è cresciuto esponenzialmente. Sempre più aziende hanno infatti iniziato a utilizzare questo metodo di lavoro, ma ben poche lo hanno fatto con criterio. La sicurezza quindi si è presentata un problema e infatti sulle piattaforme dei nostri concorrenti sono stati rubati dati sensibili a più di 500.000 persone. Ecco perché noi abbiamo fatto della sicurezza la nostra priorità. Ecco perché Security First. Allora, quinto gruppo, i Toscandia. Si ringrazia l'azienda Toscandia, l'imprenditore Giuseppe Barelli e la commercialista la dottoressa Sara Kemeri. Edo è una componente esterna da applicare sugli automezzi, soggetti a frequenti start and stop, quali ritiro nettezza urbana, trasporto alimentare e corrieri. Edo serve per limitare le prestazioni del motore ed avere un risparmio di carburante, salvaguardare l'ambiente e ridurre la manutenzione del veicolo. Entrino i Toscandia, Tecla Merciai, Gianmarco Nediani, Tommaso Pastorelli, Ginevra Nardoni, Giulia Salvadori, Giorgio Sommaruga e Filippo Guazzi. Innanzitutto buon pomeriggio a voi che siete qui e a voi che ci state seguendo da casa. Noi siamo i Toscandi e il progetto ci è stato affidato da Toscandia, che principalmente è una concessionaria di mezzi, automezzi e veicoli pesanti. Edo, come già anticipato dalla direttrice, riguarda soprattutto i mezzi, gli automezzi che devono fare frequenti start and stop, quali ad esempio quelli adibiti al ritiro della nettezza urbana, quelli per il trasporto alimentare e infine i corrieri. Edo serve appunto per limitare le prestazioni del motore in modo tale da avere un risparmio sia del carburante, da ridurre le emissioni in modo tale da salvaguardare l'ambiente e inoltre da limitare anche la manutenzione del motore. Adesso lo andremo a vedere più nel dettaglio. Come si può intuire dall'immagine, Edo verrà installato all'interno del veicolo, più precisamente poco sopra la leva del cambio e parallelamente all'autoradio. L'utilizzo del nostro hardware è semplicissimo, poiché dopo un'installazione, che ha una durata di circa 8 ore, basterà un semplice clic per attivarlo o disattivarlo in qualsiasi momento si voglia. Senz'altro è consigliabile disattivarlo nel caso in cui il veicolo stia percorrendo un tragitto autostradale, ma questo sarà di poca rilevanza per la nostra campagna di vendita, poiché, come già accennato, soprattutto il primo anno, ci dedichiamo alla vendita del prodotto ai soli camion destinati alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, per poi espanderci, verso il settore agroalimentare, fino ad arrivare ai veicoli adibiti al trasporto merci. Edo è il sistema di supporto alla guida che contribuisce ad ottimizzare i consumi e ridurre l'usura delle principali componenti meccaniche dei mezzi. Inoltre offre la possibilità di configurare tramite app la propria modalità di guida.
A chi ci stiamo rivolgendo? Ci rivolgiamo a coloro che possiedono un uso mezzo. Ma se parliamo più nel dettaglio, Edo è risparmio e opportunità. Opportunità di fare la differenza grazie alla riduzione delle emissioni, al risparmio del carburante e all'ottimizzazione del veicolo. Ovviamente, come tutti sappiamo, ci troviamo in un periodo molto delicato. Perciò all'inizio il prezzo può sembrare un prezzo importante, ma se guardiamo al futuro è un investimento per il nostro ambiente e per i nostri risparmi. Perché scegliere Edo rispetto al non installarlo o a scegliere un mezzo a metano? Il cliente acquistando Edo avrà innanzitutto un risparmio sul prezzo di acquisto, in quanto un mezzo a metano costa circa 50.000 euro in più. Inoltre avrà un risparmio sui costi di manutenzione e sui consumi di carburante. Infatti è stato calcolato tramite test svolti su strada che con Edo il cliente avrà, nello scenario più ottimistico, un risparmio del 35% sui carburanti, mentre nello scenario più pessimistico avrà un risparmio del 15%, che comunque è un ottimo risultato. Quando vogliamo avviare una nuova attività è una buona strategia fare una break-even analisi. Infatti calcolare il punto di pareggio ci aiuta sia a verificare l'effettiva fattibilità del nostro progetto che a calcolare i costi in modo realistico. Nel nostro caso il primo anno abbiamo stimato di vendere 280 pezzi, ma quanti ne dovremmo vendere per arrivare al nostro punto di pareggio? Calcolando il nostro break-even point, i risultati emersi sono notevoli, infatti ne sarebbero bastati 176, esattamente 104 in meno delle nostre previsioni di vendita. Possiamo perciò constatare infine che i nostri ricavi coprono pienamente i costi. Il nostro business B2B, per quanto riguarda la comunicazione, prevede di promuovere Edo attraverso la diffusione di dati che riguardano la sua ottima validità nei test superati per l'ufficiale brevettazione. Tali dati verranno pubblicati su riviste specializzate. Un altro mezzo di comunicazione che andremo a utilizzare sarà la newsletter che invieremo ad ogni nostro cliente per tenerlo aggiornato. Parallelamente, i nostri agenti specializzati si metteranno in contatto con i clienti per procedere con la vendita e per assisterli per eventuali problemi rilevati durante l'utilizzo di Edo. Sin dall'inizio il nostro progetto, il nostro team si è trovato in totale sintonia col progetto presentato dall'azienda Toscandia. Durante la fase di sviluppo del progetto l'azienda ha espresso quali fossero le loro politiche aziendali. Più in particolare col tempo ha assunto maggiore rilevanza il concetto di corporate social responsibility. La corporate social responsibility è quella responsabilità volontaria da parte dell'azienda che è un insieme di procedure, politiche, comportamenti nei confronti dell'esterno. Questo esterno può essere preso in esempio come possono essere presi in esempio gli stakeholder. Successivamente a questo l'azienda e in particolare anche noi ci siamo concentrati per noi è stato fondamentale esprimere quanto davvero è importante il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia di esso stesso, proprio perché lo dobbiamo vivere noi in primis, ma anche chi verrà successivamente a noi. E un grande risultato si ottiene da tanti piccoli passi. Questo ora vi faremo vedere il nostro video che spiegherà il nostro progetto. Thank you.
Ed inoltre, come potete notare ora, l'azienda ha donato queste matite che hanno una specialità che le contraddistingue. Se guardate bene, ad una delle due estremità potete vedere una piccola capsula verde con al suo interno un seme. Questo seme, una volta impiantato dentro un vaso, donerà due cose importantissime: il ricordo, ma soprattutto la vita. Grazie, grazie da tutto il team. Allora, siamo arrivati alla fine, siamo arrivati in fondo. Sesto gruppo, Music Tellers, azienda Chierrei, si ringrazia Stefano Zaccaria e il dottor Davide Romano, commercialista. Music Tellers è un progetto che consiste nella commercializzazione e locazione di cricket. È un rivoluzionario autocarro grazie al quale è possibile mantenere il divertimento in totale sicurezza, garantendo il distanziamento sociale e il rispetto delle norme di legge. Entrino Elisa Azzini, Edoardo Pietro Borelli, Sara Gonnelli, Luca Boni, Carlo Picchi e Davide Cucuru. Sapete che cos'è questo? Questo è un cricket. Cricket, l'idea di cricket nasce da Chierrei, un'azienda fiorentina specializzata nella produzione di sistemi audio professionali, e si concretizza grazie a Simai, azienda specializzata nella produzione di trattori elettrici e per la movimentazione orizzontale. La nostra proposta per questo business tutor è stata la progettazione di una società atta al commercio e la locazione di questo mezzo innovativo. Tale società sarà appunto controllata da Toyota Italia, Chierrei e Simai. L'idea di questo mezzo nasce nel bel mezzo della pandemia da Covid-19. Infatti, Cricket si propone di risollevare le sorti del mercato degli eventi e del settore delle discoteche in generale, garantendo tuttavia la sicurezza, il distanziamento sociale ed il rispetto chiaramente delle leggi vigenti sul Covid-19. Il Cricket è appunto un mezzo innovativo. Detto ciò, è doveroso dire che il nostro progetto probabilmente troverà applicazione concreta più avanti, date le ultime disposizioni di legge. Il nostro cricket, come il nostro grillo, quindi come il grillo parlante Pinocchio, parla implicitamente alla coscienza di tutti noi e ci dice che è necessario sì divertirsi, ma in maniera responsabile. Cricket è un furgoncino elettrico fornito da Simai, la cui particolarità è quella di avere in dotazione un impianto audio professionale installato sul retro da Chierrei. Le caratteristiche che rendono questo prodotto completamente nuovo e così speciale sono 100% elettrico con tecnologia di ultima generazione, dimensioni contenute che permetteranno al Cricket di circolare in veicoli molto stretti della città. Per quanto riguarda invece la musica che verrà diffusa e trasmessa dal Cricket, tre sono i principali focus: musica classica, musica pop rock e musica clubbing. Cricket si propone quindi come un progetto molto semplice, ma allo stesso tempo una soluzione alternativa per l'organizzazione ed il supporto di eventi futuri. L'obiettivo di Cricket quale sarà? Sarà quello dunque di riportare vita per le strade della città una forma diversa di approccio alla musica con la quale poter tornare all'origine, dove infatti l'artista e la musica erano per lo più itineranti. Dallo studio dei possibili clienti ai quali potrebbe interessare il nostro servizio, la nostra azienda ha pensato di proporre tre tipologie di servizi. La vendita del cricket, che ha un prezzo uguale per qualsiasi tipologia di cliente, il noleggio del cricket con il solo impianto,
con il solo impianto, che avrà un prezzo che varia in base a quanti giorni viene noleggiato, quindi di conseguenza anche l'autista avrà un prezzo che varia in base ai giorni di noleggio. Ed infine anche il trasporto avrà un prezzo differente, perché ogni zona dell'Italia avrà un prezzo differente di trasporto. Infine l'ultimo servizio è il servizio del cricket, del noleggio del cricket con l'impianto, il DJ e i servizi ad esso inclusi. Quindi ci sarà un ulteriore costo del DJ e dei servizi. Per quanto riguarda il target di clienti, abbiamo identificato principalmente due fasce, i buyers e i clienti finali. I buyers saranno coloro che acquisteranno cricket o noleggeranno cricket direttamente da noi, e li abbiamo identificati principalmente in piccole imprese, grandi imprese, enti pubblici e privati. Mentre per quanto riguarda i clienti finali, saranno tutte quelle persone che sono interessate invece al mondo dell'intrattenimento, e dunque ci riferiamo ai ragazzi, a tutte le persone che sono interessate al mondo della musica, degli eventi e al mondo dello spettacolo. Dunque saranno tutte quelle persone che troveranno poi in cricket un metodo innovativo ed esclusivo per divertirsi, mantenendo comunque tutto il distanziamento sociale. I nostri clienti non saranno solamente banche, assicurazione o magari brand di lusso che utilizzeranno il cricket per fare azioni di CRM o di branding, ma saranno anche aziende appunto del mondo dell'intrattenimento che utilizzeranno cricket per continuare a condividere la musica in maniera innovativa e mantenendo comunque la sicurezza, quindi condividendo la musica in sicurezza. Come detto in precedenza, la nostra azienda nasce dall'unione di tre aziende, Toyota, Simai e KRA. Queste aziende, in fase di costituzione aziendale, provvederanno a fornire e a conferire beni immobili, denaro e cricket. Da questi conferimenti ne viene subito poi il risultato nel conto economico. Infatti, grazie a questi, la nostra azienda avrà a fine del 2021 un utile. Analizzando meglio il conto economico possiamo vedere anche che la nostra azienda ha costi fissi bassissimi. Questo permette ai nostri ricavi di sopperire a questi costi e di riuscire a creare flussi di liquidità. Come si intuisce, Cricket, il nostro prodotto, si va ad immergere in un mercato dove non si trova alcun concorrente diretto. Per questo si parla di Blue Ocean. Cos'è la Blue Ocean? La Blue Ocean è quando un prodotto nuovo o una startup si colloca in un mercato dove non trova concorrenti. Perché noi non offriamo semplice musica, non offriamo un DJ e nemmeno un semplice furgoncino. Noi diamo la possibilità, specialmente in questo periodo dove le restrizioni da Covid-19 stanno, come dire, soffocando la quotidianità di noi, specialmente i ragazzi. E chi meglio di noi può farvi capire cosa è Cricket e cosa offre in un video? Allora, abbiamo concluso
le presentazioni. Spero che vi siano piaciute, spero che insomma abbiate potuto apprezzare il lavoro che hanno fatto questi ragazzi, lo spero per la giuria e naturalmente anche per le persone che ci stanno seguendo da casa. A questo punto chiedo alla giuria, composta dai docenti che hanno seguito i ragazzi durante la preparazione di questo Business Tutors, l'ingegner Bettini, il dottor Baglini, i professori Aiello, Don Vito, Fiaschi, il professor Palazzo, di riunirsi. Noi usciamo. La diretta avrà pochi secondi di sospensione, ci spostiamo naturalmente all'esterno e andiamo un pochino a vedere che cosa stanno combinando nel backstage i ragazzi. Ragazzi, mi distanziate un pochino di più, per favore. Ah, noi? Ah, ok. Va. Allora, innanzitutto complimenti a tutti davvero perché avete fatto tutti dei bellissimi lavori, molto originali, ben fatti, bravi, complimenti, avete lavorato in diciamo, nuovi metodi, grande difficoltà, avete messo grande impegno e quindi da parte nostra davvero massimo orgoglio per voi e per quello che avete fatto. Detto questo, il vincitore ce ne sarà solo uno, che io andrò a leggere in questo momento. Se... Il vincitore del Business Tutor 2020, che vincerà la borsa di studio di 5.000 euro offerta da KME in memoria di Giuseppe Orlando, M. Schering. Bravi. Complimenti ragazzi, davvero. Avviciniamoci qua. Aspetta, mettiamoci. Bene, grazie a tutti davvero di nuovo e in bocca al lupo per il futuro di tutti. Chiudiamo la diretta ringraziando le persone che ci hanno seguito. Io faccio un mio ringraziamento personale ad ognuno di voi, singolarmente, che viene dal cuore. Grazie per quello che avete fatto e grazie per quello che mi avete dato, perché quando finisce un anno scolastico, come dico sempre, è sempre più quello che voi date a me di quello che io do a voi. Quindi grazie ragazzi, in bocca al lupo con tutto il cuore e sicuramente sarete persone di successo. Abbiate sempre rispetto degli altri, ricordatevi questa cosa qua. In bocca al lupo e grazie a tutti.